Volevamo sapere di cosa si occupa questa associazione e quali progetti attua. Questa associazione si chiama ACS, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, ed è un'ONG, un organismo non governativo. Ci occupiamo in particolare di progetti di sviluppo rurale in alcune zone del mondo, generalmente zone che hanno anche subito dei conflitti. Può raccontarci alcune missioni di cui lei ha fatto parte o comunque ha coordinato e che l'hanno particolarmente colpito? È un progetto importante che ho seguito per 10 anni, dal 2003 al 2013, ha riguardato una comunità di contadini della Bosnia orientale, di Bratunac, un paese vicino a Srebrenica, dove abbiamo iniziato con un gruppo di 10 donne, 5 serbo-bosniache e 5 bosniaco musulmane, e le abbiamo, collaborando con loro, piano piano, il progetto è cresciuto fino a coinvolgere 500 famiglie, sostanzialmente cambiando l'economia di tutta la zona. E a tutt'oggi, quali cambiamenti avete riscontrato nelle comunità che avete aiutato? La nostra idea di cooperazione è soprattutto di relazione tra comunità, tra noi e loro e tra di loro all'interno della comunità, quindi dove siamo intervenuti sia in Bosnia, sia in Palestina, sia nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, abbiamo sempre puntato sulle relazioni con le persone e tra le persone. Ci piace generare un cambiamento economico nelle comunità, perché ce n'è bisogno, ma soprattutto un cambiamento di relazioni all'interno della comunità, una riflessione anche su che cosa significa sviluppo, sia per noi sia per comunità che hanno un altro livello e modello di sviluppo. A livello economico avete portato qualcosa di concreto? E ci sono stati alcuni progetti in cui abbiamo avuto un impatto economico abbastanza importante. Noi lavoriamo generalmente con comunità di agricoltori o di allevatori e quindi la possibilità di migliorare le coltivazioni o meglio ancora di trasformare i prodotti agricoli e quindi avere accesso a quel surplus di reddito che può dare la trasformazione, per esempio del latte in formaggio o del grano in couscous, dei lamponi in marmellata, è importante per quelle comunità e noi ci siamo resi conto in alcune situazioni di aver generato dei cambiamenti importanti, sì. Di aver anche riavviato appunto l'economia di Sì, magari. per esempio, in particolare parlando della zona di Bratunac, noi siamo abbastanza orgogliosi del fatto che dopo 10 anni di lavoro nostro e dei contadini locali, circa 10.000 persone che erano andate via durante la guerra hanno deciso di rientrare e di vivere nel loro villaggio delle risorse del villaggio. 10.000 persone è un numero non irrilevante, ecco, diciamo, per una piccola associazione come la nostra. Quindi sono stati loro che vi hanno chiesto aiuto, non siete andati voi di vostra volontà? Noi conoscevamo alcune persone a cui facevano riferimento questi contadini locali. I contadini avevano bisogno del sostegno di un'associazione straniera o comunque di un altro contesto, diciamo, per ricominciare a coltivare i loro campi e si sono rivolti a noi perché ci conoscevano o comunque c'era un tramite di persone fidate. Ed è generalmente così che iniziamo la collaborazione con una comunità, cioè tramite persone che conosciamo e che ci introducono nella comunità. Il ragionare poi di progetti è una fase successiva. Prima c'è la relazione, l'instaurazione di una relazione tra di noi e poi si parla di progetti, che vengono comunque sempre da una richiesta locale.
quindi non siamo noi che portiamo un cambiamento da fuori, ma è la comunità che chiede un aiuto per un cambiamento che sente necessario. Dove reperite i vostri fondi per finanziare i progetti? Le ONG hanno accesso a fondi pubblici e hanno una parte di raccolta fondi che gestiscono da privati, quindi dai soci, dalle persone che partecipano alle attività. C'è tanto lavoro volontario. I fondi pubblici vengono dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalle regioni, che negli ultimi anni hanno abbastanza ridotto comunque il loro contributo, dall'Unione Europea per le associazioni più grandi. Per noi è una fonte di difficile accesso, anche se abbiamo alcuni progetti in cui siamo partner e che sono finanziati dall'Unione Europea. Mentre come fondi privati poi ci sono le fondazioni bancarie e le fondazioni legate ad alcune imprese, per esempio, anche. Questo più o meno.